Salve a tutti, bentornati in questa nuova video recensione in cui farò la recensione di questi due libri che sono La strada del guerriero di Pier Domenico Baccalaio e La grande avventura di Robert Westall. Allora, sono entrambi della serie rossa del battello a vapore 11 più. Allora, sono libri per ragazzi, diciamo, per preadolescenziali, chiamiamoli così. Allora, partiamo subito da questo di Pier Domenico Baccalaio, è il libro con cui lui ha vinto il premio Battello a Vapore, perché infatti questi sono del Battello a Vapore, naturalmente. Pier Domenico Baccalaio è un autore che mi piace molto. Allora, prezzo è 8 euro. Numero di pagine di questo 236 ed è un libricino abbastanza carino, insomma, la storia è un po' di questo re Zulu che mette incinta una donna che partorisce due figli e sono due gemelli, mi sembra. Sì, due gemelli. Però è una sfortuna, è una un po' una maledizione, potremmo dire. E per tradizione deve sacrificare il primo dei suoi figli gemelli. Ecco. E il primo è questo ragazzo, questo bambino, questo bimbo che viene affidato alla balia e deve ucciderlo lei. Però non se la sente, quindi lo abbandona nella foresta e lo nutre. Lo nutre e lo cresce fino a che non diventa grande e, cioè, non proprio grande, ma diventa un po' più grande, diciamo, grandicello, e viene affidato a questo guerriero che vaga per l'Africa in cerca di qualcosa, che poi si saprà che è un po' la vendetta contro i suoi, contro un una popolazione che aveva sterminato la sua famiglia. Insomma, è un libro abbastanza carino, lo consiglio a tutti gli amanti di questa serie, è un libro veramente carino. L'altro è La grande avventura di Robert Westall, è un libro ambientato nella seconda guerra mondiale. Questo ragazzino Harry che in seguito a un bombardamento la sua casa viene distrutta e i suoi genitori e la sua famiglia uccisi. Lui rimane da solo con questo cane che insieme passano avventure di ogni genere. Il prezzo è sempre 8 euro. Il numero di pagine di questo qui è 291. E anche questo lo consiglio, come libricino per una lettura leggera, non troppo impegnativa, bella, per un ragazzino può piacere. Questi due libri li consiglio. Ricordo La strada del guerriero di Pier Domenico Baccalaio e La grande avventura di Robert Westall. La recensione termina qui, al prossimo video. Arrivederci.